Dunque, buonasera, tifosi rossazzurri. Oggi si è giocata Catania-Locri 2-0, settima vittoria consecutiva su 7 giornate per il Catania. Catania che comunque ha giocato bene tutta la partita, ha dominato tutta la partita. Nel primo tempo ha provato già ad andare in gol, gol che poi alla fine sono arrivati nel secondo tempo. Uno è stato un autogol del loro difensore di Dodaro, un autogol anche un po' sfortunato perché lui cercava di anticipare Sarau. E tratto Dodaro che dopo l'autogol, dopo 10 minuti, si è fatto anche espellere, quindi Locri rimanendo in 10 ha favorito nettamente il Catania, anche perché poi dopo il gol dell'1-0 Locri mentalmente si vedeva che non ne aveva più. E all'89, quindi a fine partita, è arrivato il 2-0 di Giuseppe Giovicco che finalmente va anche lui in gol. È comunque una partita che, come ho detto prima, è stata dominata dall'inizio alla fine dal Catania. Ci sono stati anche dei cambi di titolare. Per esempio, non ha giocato Sarau come punta, ha giocato De Luca. Poi Sarau comunque è entrato nel secondo tempo e ha dato un grandissimo contributo alla squadra. Per il resto, comunque, bene anche la difesa. Assolutamente impeccabile anche Lorenzini, aveva detto lui stesso. Ha detto a fine partita che comunque già sapevano i risultati delle altre squadre, quindi Catania che è l'unica comunque ha più 5 sulla seconda in classifica che è il Lamezia, che oggi ha pareggiato 2-2 a Trapani, quindi il distacco si è allungato, fortunatamente per noi. Quindi adesso possiamo dire che la capolista se ne va, se ne sta andando. Ovviamente la capolista siamo noi. Comunque, note negative io non ne vedo, cioè il Locri in questa partita non ha praticamente mai attaccato, a parte una punizione nel primo tempo, un tiro all'ultimo minuto del secondo tempo, non hanno fatto nulla, praticamente. La partita è stata dominata solo da Catania, assolutamente. Bene comunque, analizzando i singoli, bene Rapisarda che comunque nel gol del 2-0 sempre si è impugnato sempre all'area di rigore, e lui partecipa sempre alle azioni d'attacco, lui tende a mettere sempre questi cross, no? Dentro l'area, rasoterra, che poi sono pane per i denti degli attaccanti, no? In questo caso ha segnato Giovinco il 2-0 perché in questo gol c'entra un cross passo di Rapisarda. Bene anche Rizzo che comunque a centrocampo tiene sempre bene il pallone del gioco, bene anche Lodi che comunque ha sempre dato il suo contributo, bene anche Vitale, insomma bene un po' tutti. Bedes non ha fatto neanche praticamente una parata, quindi alla fine abbiamo rischiato poco. Questo fa capire che in difesa il Catania rischia poco, anche perché comunque il Locri era comunque consapevole del fatto che loro non, avendo di fronte una squadra come il Catania, non potevano avanzare più di tanto nell'area di rigore, avendo dei difensori esperti. Uno di questi appunto è Lorenzini. In genere queste squadre che vengono a giocare al massimino di Serie D vengono per cercare non di vincere, ma di strapparti almeno il punto, lo 0-0, quindi di non farti segnare mai. No, che ovviamente come le altre squadre che fin qua sono venute non ci è riuscito. Per un motivo o per un altro non ci è riuscito. Dunque, note positive, comunque bene tutti. Queste vittorie è importante da ammodare alla classifica, da ammodare alla squadra. Adesso sono completamente convinto che questa squadra potrà assolutamente vincere il campionato a mani basse, perché ha un organico fuori categoria. Ragazzi, detto questo, comunque contento per la vittoria, penso anche tutti i tifosi che erano oggi allo stadio, c'erano circa 15.000 tifosi al solito, quindi l'invito è sempre quello di riempire lo stadio, presto ci andrò pure io, ancora quest'anno non ci sono andato, ma presto ci andrò pure io. Perché proprio quest'anno è giusto dare il contributo in più partite casalinghe possibili, con la presenza allo stadio. Un tifoso deve fare questo. Un tifoso deve essere allo stadio quando il Catania gioca in casa. E io comunque ci andrò anche più di una volta allo stadio. Io non mi sono abbonato per una scelta personale. Si sono abbonate tantissime persone, abbiamo fatto il record di abbonamenti in Serie D, questo mi ha fatto piacerissimo. Quindi io non sono andato allo stadio per dei motivi personali, non mi sono abbonato per dei motivi personali, però quest'anno andrò sicuramente allo stadio per diverse partite. Comunque, detto questo, grande vittoria. Adesso la prossima partita è domenica contro il Paternò fuori casa. Non si giocherà a Paternò perché il Paternò ha avuto una squalifica dello stadio,
per quello che ha fatto in casa contro il Licata, ma non si sa in che campo giocherà, però ad ogni modo la partita sarà a porte chiuse, quindi non ci saranno né tifosi del Paterno né tifosi del Catania. E vabbè, pazienza, c'è comunque Telecolor che ci trasmette queste bellissime prestazioni. Quindi un saluto e sempre Forza Catania.